Questa mattina Lega Ambiente rilancia un po' su questo, sulle tematiche ambientali che colpiscono in modo particolare la città di Salerno, la provincia di Salerno. Più che rilanciare, noi ribadiamo l'attenzione sull'inquinamento, diciamo, della nostra città. Ovviamente sappiamo che le città sono contesti appunto molto urbanizzati, quindi che hanno diverse fonti di inquinamento dovute appunto alle attività umane. Sicuramente la centralina di RFI che accompagna la tappa del treno verde di Lega Ambiente, che appunto qui in questi giorni a Salerno ha presentato dei dati allarmanti per quanto riguarda l'inquinamento acustico. Una città sicuramente ancora che ha una viabilità precaria, quindi molto rumorosa, traffico in alcune arterie importanti della città esagerato, quindi una serie di anche attività commerciali che spesso non rispettano i limiti di legge. L'inquinamento dell'aria non è andato al di sopra della soglia, a meno sul Corso Garibaldi, che è appunto dove c'era la centralina, ma grazie anche soprattutto all'effetto, diciamo, del vento, che sappiamo che spesso aiuta a migliorare la qualità dell'aria. Ma però nello stesso tempo vogliamo ricordare che le tre centraline ARPAC, se tutti possono vedere sul sito online, già dall'inizio dell'anno hanno sforato già 30 volte, diciamo, i limiti di inquinamento dell'aria, in particolare il biossido, diciamo, di azoto, e proprio anche le polveri sottili, in particolare, che sappiamo molto dannose per la salute umana. Cosa si può fare per ridurre questo inquinamento? Allora, innanzitutto quello che volevo integrare è che l'anno scorso, quindi su tutto il 2012, Salerno ha superato 31 volte la concentrazione di PM10 consentita dalla legge. Praticamente in un anno si possono fare solo 35 sforamenti, quindi al 36esimo le città già risultano fuori legge. Quest'anno in 2 mesi e mezzo già siamo a 30, quindi ci sentiamo di dire che la situazione già da adesso è peggiorata. Quello che diciamo è la ricetta che ripetiamo da decenni ormai, è quella della mobilità sostenibile ed efficiente. In particolare, vista, diciamo, l'attualità del momento per la città di Salerno, abbiamo parlato della grande incompiuta della metropolitana, che ci sembra insomma un'assurdità per il rimpallo di responsabilità e competenze, e ci auguriamo che entro l'anno venga definitivamente inaugurata una volta per tutte, perché questo consentirebbe non solo ai cittadini di scegliere liberamente come muoversi, ma anche ridurrebbe notevolmente il traffico su gomma. L'altra riflessione che abbiamo fatto durante questa tappa riguarda la crisi del trasporto pubblico locale. Ieri proprio abbiamo tenuto un convegno anche con i sindacati e le istituzioni, proprio per iniziare a capire da adesso cosa si può fare senza aspettare altri anni.